È ricoverato in ospedale a Padova in gravissime condizioni un anziano di 75 anni, encefalopatia spongiforme, ovvero sospetto morbo di Creutzfeldt-Jakob, forse nella variante bovina, in poche parole mucca pazza. Un calvario che sarebbe iniziato un mese fa per l'anziana, da subito ricoverata all'ospedale Sant'Antonio, poi trasferita a Verona, dove l'esame del liquore avrebbe confermato il sospetto. Infine il ritorno a Padova in azienda ospedaliera. Che si tratti di mucca pazza, solo l'esame autoptico potrà certificare. Ma gli esperti tendono a escluderlo per l'età avanzata e per la rapida progressione della malattia. Questi due elementi sono piuttosto lontani dalle caratteristiche cliniche che normalmente hanno gli individui che sono stati colpiti dalla variante di Creutzfeldt-Jakob, quella che è associata appunto alla mucca pazza. I pazienti colpiti dal morbo nella variante bovina di solito hanno tra i 20 e i 40 anni e l'evoluzione della malattia è più lenta, tra i 70 e i 100 i casi ogni anno della malattia nella versione classica, solo 2 o 3 quelli di mucca pazza in Italia. In Italia l'ultimo caso è stato nel 2014, in ogni caso all'interno dei paesi internazionali è quello che ha avuto meno casi in assoluto ed è stato posto quindi dall'Organizzazione Internazionale della Sanità tra le categorie, diciamo, a rischio non significativo.